tornato a Reggio Calabria, l'abbiamo visto molto 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 carico al primo appuntamento con la stampa reggina al suo rientro. Ci auguriamo di vedere questa stessa determinazione da parte dei suoi ragazzi domani sera. Sì, è quello che voglio anch'io. Oggi credo che l'unica cosa che possiamo promettere ai nostri tifosi è che da parte nostra l'impegno deve essere massimale. Attraverso questa cosa noi dobbiamo ottenere il risultato a qualsiasi costo, perché oggi la posizione in classifica della Reggina non mi piace. Naturalmente dobbiamo assolutamente fare punti, quindi in qualsiasi maniera dobbiamo portare a casa dei punti domani. Andando alla stretta attualità, abbiamo una sfida importantissima che giochiamo in casa contro un avversario davvero importante, il Siena. Le chiedo però quanto è importante adesso incominciare ad evitare i tantissimi errori che stiamo commettendo, perché francamente anche nell'ultima gara a Brescia abbiamo visto degli errori che non è più possibile commettere. No, assolutamente no. Oggi credo che, visto e considerato che oggi questi errori stanno veramente compromettendo il cammino di una società, di una squadra, io credo che oggi dobbiamo veramente limitare o quasi azzerare questi errori, cioè dare vantaggi agli avversari. Io la chiamo in questa maniera. Oggi semplicemente dobbiamo essere più pratici, quindi dal momento in cui non per forza si deve sempre uscire con la palla al piede per gli avversari, o non per forza in area di rigore l'avversario deve essere libero di calciare, ma nello stesso tempo dico non per forza ogni volta che ci capita l'occasione dobbiamo sbagliarle, quindi dobbiamo migliorare davanti, in mezzo e dietro. Questo per dirla chiara. È fuori dubbio che più concretizziamo quello che creiamo e più portiamo punti a questa squadra, meno sbagliamo e più portiamo punti a questa squadra. Questo è un concetto importante, fondamentale. Le ultime due partite in Coppa e in campionato la Reggina è stata molto più propositiva, si era giocata a viso aperto. Se non fossero stati per gli errori dei singoli forse staremmo commentando altre due partite. La mentalità è cambiata nel giro di pochissimi giorni. La mentalità è cambiata. Oggi la cosa che mi fa più piacere è che i ragazzi, bastato due giorni di allenamento, si sono ricollegati immediatamente con quello che facevamo 45 giorni fa. Ciò vuol dire che dietro avevano già, o perlomeno stavano assimilando quello che era la mia idea, quello che era l'organizzazione, quello che era la nostra idea calcistica, che sicuramente in queste due partite ho rivisto immediatamente. Ciò vuol dire che prima lavoravamo e che comunque da parte dei ragazzi c'è stata una predisposizione a voler rifare quelle cose, perché evidentemente ci credono. Il calendario adesso va in salita, mancano 4 giornate da qui alla fine del giorno d'andata, servono più punti possibili a cominciare la sfida con Siena, una squadra forse tra le più forti. Sì, senza nasconderci, oggi il Siena ha un organico sicuramente da playoff, primi posti classifici. Oggi reputo questo campionato così talmente difficile che oggi anche il Siena deve stare attento a che questo famoso ottavo posto non gli venga sottratto. Però come organico credo che abbia veramente un organico da potersela giocare. Da parte nostra noi non dico che ci abbiamo l'acqua alla gola, perché non è vero, però siamo desiderosi e volenterosi di ottenere una vittoria, 3 punti importanti. Giochiamo in casa, cominciamo a far pesare il fatto che oggi la Reggina gioca in casa. Oggi quello che mi piace soprattutto è che vorrei che oggi le squadre che vengono a giocare al Granillo accusassero anche psicologicamente il fatto di giocare a Reggio e che non sia diventato un terreno dove è facile conquistare punti. Ecco. Sbaglio, emozione ancora più carico rispetto all'inizio. Sì, per forza, perché l'esonero mi ha fatto male, perché stare a casa e vedere i ragazzi in televisione è una cosa che non mi è piaciuta affatto. E lasciare il lavoro a metà è una cosa che non ho digerito, che mi ha fatto star male. Quindi se sono tornato è perché credo in questi ragazzi, è perché credo in questa società, perché oggi, una volta che mi sono chiarito con il presidente, per me è come riprendere di nuovo quel cammino. Perciò sono sempre più convinto che questa squadra, se gli viene dato il tempo di crescere, scusatemi se mi ripeto, quando diventerà squadra, questa squadra farà divertire la gente.